strana, ma che in quel periodo è una grossa opportunità. Siamo al secondo incontro, oggi parleremo di didattica, quale didattica a tempo istruzione familiare a tempo della pandemia. E niente, l'altra serata diciamo soffermate di più sull'aspetto dico, esame, e oggi attraverso le vostre domande, attraverso le riflessioni. Sara, ciao, ben arrivata. Ciao Sara, ci senti? E magari faccio una breve presentazione, così. Ci sentiamo a colpi. Allora, io... Ti sentiamo un po' a colpi. Mi sentite? Mi sentite poco? Proverò a alzare la voce. Se alzo la voce mi sentite meglio? No, il problema è che ti sentiamo a scatti. Ah. Irene, tu puoi, scusate, no, puoi... scatti, io non posso cambiare. Ah. No, se spegni tu, perché ho avuto lezione anche questa, mattina e loro magari... Allora, vediamo un po', mi sentite meglio? C'è Sara che chiede come fare per sentire, perché non ci sente. Non so, Claudia, se tu vedi... Sì, le rispondo in chat adesso. Ok. Allora. Appunto, mi presento, io sono Giulia Ciscagna, vicepresidente dell'associazione, mamma di una ragazzina che ha fatto istruzione familiare, che poi ha scelto di fare le superiori andando in una scuola, in un istituto scolastico, e perché abbiamo deciso appunto come associazione di fare questi incontri. Perché in questo momento tutti quanti stiamo facendo istruzione familiare, anche chi va a scuola in questo momento si trova a dover gestire in modo diverso i tempi, gli spazi e anche il modo di fare, il modo di lavorare, quindi possiamo parlare di didattica, ecco, che magari è un termine che richiama molto la scuola, ma anche nella rielaborare i lavori che facciamo con i nostri figli è comunque una didattica, ecco, con altri presupposti, un altro tipo di impostazione, ma sempre didattica è. Quindi così io passerei la voce, la parola a voi, se ci sono dubbi, richieste, e da qui poi possiamo partire a fare delle riflessioni, delle considerazioni. Ecco, quello che io mi sento di dire, che dicevo prima a Claudia, che in questo momento essendo in contatto sia con genitori che fanno istruzione familiare all'epoca della pandemia, sia genitori che non fanno istruzione familiare, ci sono degli aspetti in comune, no? Proprio la gestione del tempo e dello spazio. Quindi ci sono tempi diversi che stanno dando degli esiti positivi, la gestione dello spazio in un modo diverso, e anche questo possiamo vederne degli aspetti positivi, e secondo me su certi aspetti sarà bene portare avanti proprio un confronto, un dialogo istituzionale, ecco, come abbiamo ribadito l'altra sera, quello di porci, almeno come associazione, questo è stato il nostro e è tuttora il nostro obiettivo, no? Porci con le istituzioni. Sicuramente questa esperienza che stiamo facendo tutti quanti ci può portare, a nostro avviso, a delle riflessioni insomma, che potranno portare dei cambiamenti, io mi auguro, in positivo. Ecco, l'altra sera si è ribadito il discorso dell'importanza anche dell'associazione che cresca, che maturi all'interno questo obiettivo di portare avanti un dialogo con le istituzioni, perché fondamentalmente sono due istituzioni che si incontrano, no? L'istituzione familiare e l'istituzione scolastica istituzionale, ma
hanno degli aspetti in comune. Sappiamo che appunto è riconosciuta dalla nostra Costituzione, dove appunto già nel 1946 erano avanti con il pensiero, e quindi questo diritto dovere della famiglia di, e in questo diritto dovere c'è anche questa possibilità di istruire i nostri figli. E quindi, ecco, se anche dal punto di vista della didattica l'associazione maturerà, se saprà avere dei fondamenti anche teorici, no, su questo tipo di argomento, saranno tutti strumenti. Ciao Sergio, nostro presidente, ben arrivato. Saranno tutti comunque contributi a darci delle parole per avviare un dialogo costruttivo dell'istituzione. La parola al presidente, poi partirei dalle vostre domande, dalle vostre perplessità. Spicco sulla questa parola, che, come ripeto, non è una parola che noi dobbiamo solo associare a chi va a scuola, anche chi fa istruzione familiare ha una didattica, che poi è una procedura, un modo di fare. Quindi, ecco, da qui il titolo che abbiamo pensato da proporvi. Bene, a te la parola, Sergio. Grazie, ciao a tutti, ciao a Davide, che ci siamo visti la volta scorsa, Katia, Lucia, che vediamo la sua firma spesso, Silvia Tieghi, ciao Elena, Morena, Claudia, naturalmente ciao a tutti voi. La seconda occasione che abbiamo per trovarci. Il tema di quest'oggi è un tema molto, molto interessante, perché è sempre di attualità, ma adesso lo è ancora di più, perché sia le famiglie che stanno avvicinandosi per la prima volta a questa dimensione, diciamo così, dell'apprendimento in casa, sia le famiglie che lo stanno facendo da più tempo, comunque si trovano in condizioni, diciamo, assolutamente nuove, no? Perché comunque anche nell'ambito dell'istruzione parentale, spesso le famiglie avevano, come dire, modalità che comportavano il fatto di trovarsi con altre famiglie, di fare uscite nel bosco, uscite nella città, avere degli scambi sostanzialmente. Naturalmente anche per loro questo è diventato, perlomeno in questa parentesi di tempo, di fatto impossibile. Non parliamo poi di chi purtroppo, come dire, si avvicina a questa esperienza da zero, ecco, quindi le famiglie che hanno i ragazzi che vanno a scuola. Per cui si impone sostanzialmente un cambio, una specie di, per chi ha i ragazzi che vanno a scuola, una rivoluzione in senso stretto proprio, in quanto, cioè, la scuola in questo momento è destrutturata, in questo momento non c'è la scuola, perché la scuola è un fenomeno, e come ogni fenomeno, se non ha luogo e non ha tempo, non sussiste. In questo momento la scuola non ha luogo, e perché appunto i ragazzi sono dislocati nelle loro case, non c'è un luogo condiviso, e non ha un tempo, perché il tempo dell'istruzione è frammentato, non è gestito, come si può dire, in maniera centralizzata come lo era prima. Per cui di fatto la scuola in questo momento non c'è, è un insieme di frammenti, ecco, un insieme di frammenti che non so se verranno ricomposti, in che modo, eccetera. Però ecco, di fatto questa destrutturazione crea grossi interrogativi e grosse difficoltà per le famiglie. Per cui si tratta di ragionare, di sperimentare delle modalità che sono nuove. Per noi che facciamo un schooling sono più spinte rispetto alla soglia a cui siamo comunque abituati. Per gli altri è proprio quasi un salto nel buio, per dirla in termini più tragici, un salto nelle fiamme dell'inferno, no? Alcune famiglie purtroppo si trovano davvero in condizioni, come per parafrasare
il titolo di un film di Almodovar, no? Sull'orlo di una crisi di nervi, no? Perché è facile avvicinarsi a questa soglia. Intanto saluto anche Sara Marton, che non conosco, però ciao. E quindi ecco, possiamo avviare questa riflessione sulle modalità della, chiamiamola, didattica in questa particolare circostanza della pandemia. Ecco. Non so se vuoi riprendere la parola, Giulia, oppure sentiamo... Ma guarda, tutti quanti. Qui volevo solo far notare questo, che non ci siamo messi d'accordo, ma questa si chiama comunione di intenti, no? Feeling a distanza, perché comunque abbiamo ribadito gli stessi concetti. Questa è proprio dimostrazione che da veterani abbiamo abbastanza, oltre che condiviso, proprio assaporato in modo meraviglioso questo tipo di esperienza. E quindi io darei la voce a voi, ecco, se magari vi presentate un attimo, soprattutto anche per vedere quali possano essere magari le difficoltà oppure le riflessioni, o anche tenendo presente l'età dei vostri figli, che sicuramente, insomma, un conto se uno ha dei bambini piccoli, un conto se sono nell'età preadolescenti, adolescenti, oppure se ce li ha di tutte le fasce d'età, insomma, ecco, questo discorso che diceva Sergio, che dicevo anch'io, no? Di questo spazio-tempo, che a seconda di come lo vediamo, no? Il fatto di vedere crollato oppure in un modo completamente diverso queste due dimensioni spazio-temporali, che magari fino all'altro giorno diventavano una cosa pressante, e rivedere il tutto in un altro modo ha delle problematiche, ma anche delle grandi opportunità. Quindi vediamo, io tendenzialmente, essendo anche insegnato, sempre vedendo il lato positivo, no? Cioè, che cosa devo dire, con l'emergenza dei ragazzi che vanno a scuola, tante cose belle. Ecco, quindi partiamo da... Ciao Nunzia. Quindi non so, se volete, se sei d'accordo Sergio, darei la parola a loro, se vogliono un attimo dire quanti figli hanno, l'età, che difficoltà possono incontrare, se possiamo dare delle indicazioni, oppure quali opportunità, insomma, ecco. Era l'obiettivo di questo incontro, è questo. Quindi se qualcuno vuole prendere la parola. Comincio io? Mi sentite? Sì. Molto bene. Allora, io sono Silvia da Vicenza, ho due ragazzi che farebbero la seconda media. Ci avvaliamo dell'educazione parentale, ma in verità loro frequentano una scuola democratica e libertaria nei Colli di Vicenza. Quindi una scelta che ancora una volta si avvicina molto al nostro sentire, che ci sta salvando in questo periodo con fantastiche proposte in Zoom. E questo è un momento, al di là della didattica, ma molto impegnativo, insomma, perché... Posso stare da sola, per favore? Grazie. È un momento particolare, insomma... A me pesa più il fatto di stare sempre a casa, senza le gite, le cose didattiche che noi proponiamo sempre, tipo visitare nuove città, fare incontri, musei. E mi sono accorta, come in questo periodo, che un sacco di musei fanno delle visite virtuali, ma noi nel Veneto le abbiamo viste tutte e quindi ci pesa un po', cioè, la vedo anche come opportunità, perché una volta che sei dentro queste quattro mura, c'è da dire che noi abitiamo in un appartamento in città e quindi magari sentiamo più di altri, insomma... questa necessità che ci si può solo guardare dentro
e vi ringrazio per l'ospitalità. Ah, mi viene subito da fare questo tipo di osservazione, no? Riflessione. C'è un tempo per lo spazio fuori e c'è un tempo per lo spazio dentro. Quindi tu dici, abbiamo visto tutte le mostre fuori, magari adesso può essere l'occasione per rivederle virtualmente con un altro occhio, da un altro punto di vista. Per cui non so, mi viene così prendere spunto dall'interesse che in questo momento, qui stiamo già parlando di preadolescenti, adolescenti, quindi ci sono altre dinamiche che entrano in gioco, no? Quindi in un momento in cui il desiderio magari dei figli è quello di incontrarsi, di andare, però può essere un'occasione appunto per dire ok, l'abbiamo già vista questa mostra, andiamo a vederla in un altro modo. Cioè, il fatto di vederla da casa virtualmente ti dà un altro modo di vederla, molto probabilmente con un'attenzione diversa, da cui si possono prendere spunti del tipo, non so, può essere una mostra, andarla a vedere dal punto di vista storico, dal punto di vista geografico, dal punto di vista del bibliografico e quindi delle letture che ci possono essere. Ecco, in questo senso mi interessava porre l'attenzione sul termine didattica, no? Perché a volte abbiamo dei preconcetti che la didattica sia di un certo tipo, ma anche questa, no? Quindi di vivere questo spazio-tempo diverso, una cosa che si è già vista e già vissuta, ma in uno spazio-tempo diverso, e cambia tutto, cambia tutto. È come leggere un libro e rileggerlo dopo tanti anni, anche perché siamo diversi. E quindi anche il fatto di dedicare del tempo, parlando di questa cosa che diventa poi la biodiversità, che è il fondamento, diciamo, anche che portiamo avanti come genitore che fa un'istruzione familiare, perché no? Mi viene in mente una piccola metafora culinaria, no? Quando andiamo fuori nell'orto, raccogliamo i pomodori, però per fare la passata c'è tutto un lavorio dentro che è assolutamente necessario. E quindi siamo un po' in questa situazione. Chi è andato fuori, ha raccolto nei musei, tutte le esperienze che ha raccolto fuori, adesso le deve cucinare. Cioè ha l'opportunità di cucinarle e di farne un prodotto che sarà, come dire, prezioso per l'annata, no? È un po' così, ecco. Dobbiamo fare questa passata di pomodoro. Ed è meraviglioso questa cosa, perché hai dei tempi e dei ritmi diversi. Stamattina i miei alunni, no, abbiamo fatto questo lavoro sulle attività. L'abbiamo chiamato le attività al tempo del coronavirus. Al tempo uno dice le attività, come si fa a parlare di attività in un tempo in cui siamo tutti? Eppure abbiamo fatto un sacco di attività, proprio perché la parola attività siamo andate a vederle da un altro punto di vista. E allora qui diamo veramente, apriamo le porte alla meraviglia. Invece a volte ci blocchiamo davanti ad una cosa che sembra che, quindi con i tuoi figli di quell'età lì, gliela butti lì e vedi che cosa da loro viene, e rivederla insieme, e da lì che cosa si può andare. Adesso non so che mostra può essere a cui loro magari sono stati più interessati, andare a capire perché erano interessate a quelle, da lì partire. Ed una cosa che io suggerisco sempre, sempre, che l'abbiamo condivisa tante volte anche con il direttivo, così tenete tutto documentato, tutto, 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 tutto documentato, tutto archiviato, cioè con le date, che è tutto un lavoro di organizzazione spazio-temporale che è fantastico, non solo per l'approfondimento, lo studio, la crescita, ma anche perché è tutto materiale che durante il colloquio, durante quegli accidenti, che non so come li vogliamo chiamare, voglio vedere chi può mettere in discussione questo. Ecco. Altri? Sara, la Katia, Davide, o anche Morena, Claudio. Microfono, Katia, microfono. Il microfono è successo anche a me prima, scusate, ma... Mi sentite? Sì. Ah, ce l'ho fatta!
allora, vabbè, mi presento, sono Katia, io sono proprio totalmente nuova dell'associazione. Purtroppo non pratichiamo ancora l'istruzione parentale perché non sono riuscita a essere, come dire, convincente nei confronti di mio marito. È lui che non è convinto, insomma. E allora dico, vediamo. Purtroppo lui oggi non c'è, ma ci saranno sicuramente altre occasioni dove lui sarà presente, magari con il confronto o ascoltando, anche semplicemente ascoltando tutti voi, magari capirà quanto è importante per i nostri figli l'istruzione parentale. Per quanto riguarda questo periodo di didattica a distanza, io aggiungerei una cosa, che io prima della didattica a distanza, già quando il pomeriggio i nostri figli dovevano studiare, quindi fare i compiti, io già ero la maestra del pomeriggio. Alcune volte attingiamo anche magari da alcuni centri di doposcuola, perché magari per qualche materia si rende necessario un aiuto esterno, ecco, ma il più delle volte sono io che gestisco tutto, cioè quindi è come se io faccio un'istruzione tra virgolette parentale pomeridiana. Quindi questa didattica a distanza non mi ha sorpresa più di tanto. Noi eravamo già abituati ad utilizzare molto la tecnologia per diversi motivi, insomma, io sto bene, io sto bene, quindi io penso che per i miei figli e per noi la didattica e l'istruzione familiare, volevo dire, sarebbe l'ideale, perché comunque i nostri figli, soprattutto la grande, vedo che studia meglio, si sente più rilassata, perché comunque gestisce lei il suo lavoro. Mia figlia ha 13 anni, fa la terza media, mio figlio, il maschietto, ne ha 10 e fa la quinta elementare. E quindi dicevo, la mia figlia grande studia anche di più. La vedo più rilassata, molto più rilassata. Quindi questa è già una prova che l'istruzione familiare per noi è veramente l'ideale. Un'altra cosa che volevo aggiungere, mio figlio è dislessico, quindi ancora di più l'istruzione familiare viene incontro alle sue esigenze, ai suoi tempi, perché penso che tutti sappiate, insomma, cos'è la dislessia. E quindi lui alla fine il suo percorso lo fa, ha solo bisogno di più tempo e l'istruzione familiare sarebbe l'ideale per lui. Quindi niente, io sono di contorno per il momento all'interno dell'associazione. Ma ho visto che però tu hai un'aula molto particolare, hai una cattedra molto particolare. Sì. Abbiamo anche la fortuna di avere un bel giardino, un bel pezzo di orto, quindi abbiamo una grande quercia dove rifugiarci. Wow. E quindi sì, spesso andiamo proprio a studiare lì, proprio per uscire fuori di casa, no? Per diversificare un po'. Se non ci serve il computer e la connessione a internet, noi andiamo giù a questo terreno e niente. Quindi studiamo lì, belli, rilassati, sotto il sole. Cioè, è una sensazione bellissima, è veramente... dovrebbe essere la normalità, effettivamente. Tu chiami poi da... abbiamo il nostro... Come? Chiami da dove? Catanzaro. Cioè, Catanzaro. Quindi sì, c'è anche il bel sole, così. Ok. Sì, siamo fortunati, sì, devo dire la verità. Sì. Io un po' mi metto nei panni di chi in questo periodo è costretto a stare in casa, in appartamento. E quindi sì, siamo davvero fortunati in tutti i sensi. E poi niente, spero che di conoscere qualcuno della mia zona che magari pratica istruzione familiare, ma non... di fatto noi non lo conosciamo magari ancora. Speriamo che in Calabria ci sia qualcun altro e con questi incontri che organizzate magari io poterli conoscere e avere anche un contatto, no, diretto. Perché noi abbiamo molto da imparare. Ecco, soprattutto io che devo convincere mio marito. Beh, posso dire, a proposito di questo, Katia, sappi che
è perfettamente normale. Cioè, nella scelta dell'istruzione familiare o all'inizio si parte insieme, se no c'è questo momento di ma no, ma cosa dici, ma non è possibile, per cui tranquilla che ad esempio nel nostro caso io da insegnante ero io che sono andata nel pallone, no? Quando abbiamo deciso, mentre invece mio marito era già in altra cosa, quindi rientra proprio nelle paure che magari ci portiamo dietro, che abbiamo, che ci costruiamo, e quindi sì, è un po' l'ignoto anche, no? Come dire, l'ignoto fa sempre un po' di paura, è una cosa che noi non siamo cresciuti in questo modo, quindi è completamente una realtà nuova per noi. Però, ecco, ripeto, magari facendo amicizia, andiamo al di là dei semplici contatti, facendo amicizia con famiglie che la praticano, avremo sicuramente da imparare e valutare meglio. Poi ecco, sapere che c'è un'associazione non ti fa sentire solo, anche per un consiglio, perché comunque c'è un iter burocratico, capisco che ci sia ovunque ormai, no? E quindi ecco, avere un consiglio, delle indicazioni, ti fa sentire meno solo, e quindi io spero di riuscire a convincerlo, ma altrimenti io vi seguo lo stesso perché mi interessa, mi piace. Ok, qualcun altro? Sara, Davide, Annalisa, ciao Annalisa. Ciao. Sono in ritardo, ho avuto un piccolo inconveniente. Scusa Katia, tu di che zona sei della Calabria? Perché io sono calabrese, anche se vivo vicino al Lago Maggiore, però ho delle conoscenze... Catanzaro Marina, ok. No, io vengo da Castrovillari e mio marito da Bagnara Calabra, quindi tu sei proprio al in centro. Irene? Tra noi due. Ci potremmo vedere, ecco, chiacchierare. Quello sicuramente, perché noi scendiamo a Bagnara ogni anno, anche più, se Covid permettendo, anche più volte l'anno in realtà, perché ho i miei suoceri lì, il mare, porto sempre i bimbi, quindi mi fa molto piacere conoscere e integrare anche queste informazioni in Calabria. Io ho delle amiche che ancora hanno i figli a scuola, ma che grazie alle conoscenze insomma che piano piano stanno facendo, gli manca quello che tu invece hai, il coraggio di tentare una cosa nuova in un posto dove non ci sono altre persone con cui confrontarsi, quindi questa cosa mi fa molto piacere, poi magari ci sentiamo in privato e certo e ti do mi qualche fa piacere. Contatto. Certo, scusate, ma non so esattamente quale fosse l'argomento che stavate parlando, quindi mi rimetto in muto e vi ascolto. Scusate, ciao. Vada chi vuole andare. Ma se volete io, Davide. Ciao. Ciao a tutti, grazie ancora per l'occasione. Anch'io sono veneto e dobbiamo ancora affrontare il mondo scolastico in quanto un bambino che ha 3 anni. Ma ci siamo molto documentati nel frattempo, dalla Montessori a John Holt, quindi libri insomma, sull'homeschooling, e essendoci innamorati delle libertà consideriamo l'homeschooling come la nostra unica strada, e non abbiamo ancora esperienza, quindi mi interessa molto recepire informazioni da chi ne fa già esperienza per capire come si svolge, anche se noi insomma andiamo spesso in giro, facciamo gite, attività, abbiamo appena costruito casa dove il nostro piccolo ha partecipato molto, ha visto tante cose, tanti professionisti, artigiani, insomma già lavora il legno, l'orto, e quindi insomma le occasioni non mancano, volevo però trovare un modo per avere un metodo. Mi piace molto la libertà ma non l'anarchia, quindi comunque avere un metodo per non fare le cose a casaccio, ecco insomma. Dare un senso a tutto. E quindi vi ringrazio, insomma, anche la prossima conferenza mi interesserà molto sulla quotidianità. Quindi, posso dire una cosa a proposito di questo? Certo. Teniamo presente proprio anche l'età dello sì. sviluppo, cioè un conto, un bambino di 3 anni, un conto Silvia con i 2 preadolescenti, cioè
tu sei nel pieno del fare, dell'esperienza, del vivere proprio, perché teniamo presente che l'intelligenza parte dalle esperienze proprio concrete, fisiche, emotive, relazionali, corporee che viviamo, no? Cioè lo sviluppo dell'umanità viene da quello, non siamo partiti dalla teoria per arrivare alla pratica, anzi se non ci fossimo dimenticati questo oggi non saremmo conciati così come siamo, ma vabbè, molto probabilmente ci servirà per ripassare un po' la storia e la filosofia e l'antropologia, per cui finché fa, costruisce, vede, sperimenta, è tutto ciò che poi verrà fuori, ecco. Quindi quando tu dici il metodo, che poi è una metodologia, io su questo, scusate, ma c'ho un po' le fisse, no? Il metodo è uno. Metodologia è il logos che sta dietro, e quindi è il ragionamento, e quindi è una metodologia che ognuno di noi scopre. È un approccio completamente diverso. Quindi adesso tuo figlio segue questo essere nella vita con voi e fare esperienze, e già lì è il non plus ultra. A me piace fare riferimento a nostra figlia quando le prime volte, no, ho chiesto a una mia collega come fai a non andare a scuola, e lei dice io sono a scuola, ed eravamo in un negozio dove lei stava facendo, cioè è proprio un modo di vedere il concetto di scuola. Quindi in questo momento con un bambino di 3 anni, se vede degli artigiani al lavoro e magari gli artigiani hanno la pazienza di dirgli ma questo guarda è così, perché cioè, ma non per rendere e banalizzare, perché guardate che i bambini piccoli non sono banali per niente, siamo noi che ci approcciamo a loro come se fossero banali, ma non lo sono. Per cui ben venga, viene lì, vede, fa e vede quello che sta facendo l'artigiano, che poi è un artista, è arte, e dobbiamo dirglielo, questi sono degli artisti. Dopo andremo a vedere anche la parte dell'artista rinascimentale, ma parte da lì. Quindi ecco, mi sentivo di fare questo appunto proprio come approccio didattico, e come ripeto, non dobbiamo avere paura di usare un linguaggio che di solito lo associamo al mondo della scuola. Su questo ci tengo a ribadirlo, lo sa Sergio che ho questa cosa, nel senso che la scuola è vita, non è un concetto sbagliato. Cioè la scuola platonica, la scuola erano così, erano scuole di vita. Quindi non è negativo parlare di didattica, non è negativo parlare di metodologia, non è negativo parlare di studio. La didattica è una procedura che all'interno di un'istituzione scolastica è così perché deve essere così, perché l'organizzazione spazio-temporale è così. Nell'istituzione familiare è un'altra. Ecco, questo per ribadire il concetto di didattica, quindi Davide, va benissimo così. Sì, guardi Giulia, grazie, mi trovo totalmente d'accordo, quello che lei ha detto mi risuona perfettamente, ed è quello che stiamo vivendo. Quello che intendevo io come metodo era forse mantenere sempre una consapevolezza su quello che si fa e non lasciare che le cose passino così come niente fosse, insomma. Io, Davide, sono appena uscita dal tuo periodo, cioè sto cominciando adesso ad uscire, perché ho un bambino che ha fatto 4 anni ora e la bimba che ha fatto 6 anni da pochissimo. Quindi ancora nessuno dei due, lei è entrata da poco ufficialmente tra gli homeschooler perché abbiamo fatto la dichiarazione di educazione parentale, ma fino all'altro ieri io ero dove sei tu. E la decisione anche di associarmi è nata per come è nata in voi, cioè io e mio marito eravamo convinti di dover imparare un metodo, una metodologia, e poi quello che adesso stiamo capendo è che la metodologia è in sé il vivere, come diceva Giulia, cioè io adesso sono un po' spettatrice in questa fase d'età, sono ancora un po' spettatrice di quelle che sono le curiosità dei miei figli, e sto tenendo un po' il diario delle cose che loro apprendono da tanto ormai. Cioè io ho cominciato quando mi sono iscritta, questo è il secondo anno, da quando mi sono iscritta alla Life, anche un po' prima, avevo cominciato già a scrivermi proprio, ma ci vuole, io ero quella scolarizzata, mi facevo proprio il diario delle cose che magari avevo fatto con Isabella o avevo fatto con Mattia, ed erano cose anche sciocche, tipo oggi per la prima volta Isabella ha fatto i biscotti,
e quindi abbiamo fatto un po' di chimica, perché ha notato la differenza con la volta che abbiamo fatto il pane, perché i biscotti li inforniamo subito, perché l'altra volta il pane me l'hai fatto tenere, l'abbiamo messo sotto lo strofinaccio. E lì c'è stata un'opportunità, per esempio, per capire che cos'è una fermentazione, cosa no, ovviamente non gliene ho parlato a livello di passaggi chimici, no? Cioè, quello, trasformazioni molecolari, quello no. Però semplicemente io mi tenevo un diario delle cose che la bambina faceva con me o che il bambino faceva con me o con il papà, perché anche star dietro al papà che monta e rismonta un computer o con la casa nuova quando ci vedono costruire qualcosa o pitturare qualcosa, cioè cerchiamo di tenere un diario, e credo che già quella sia una metodologia che ci permette proprio di valutare qual è l'apprendimento dei nostri figli. Poi il lavoro più grande con bambini di questa età, secondo me, è quello che dobbiamo fare su di noi per descolarizzarci, cioè, e pensare. Ho letto una cosa molto graziosa, non ricordo se su Facebook o su un giornale, un articolo dove c'era un insegnante che manifestava un po' di sorpresa, come per dire, quale sarebbe il problema se dopo questo periodo di coronavirus i bambini, invece che una determinata regola aritmetica, avessero imparato a cucinare con i genitori, o avessero imparato a piantare una pianta di basilico, invece che avessero imparato chi era Dante, piuttosto che... Questo è imparare, il vivere. Poi col tempo sicuramente dovremo essere in grado di definire meglio alcuni concetti, ma non è detto che saranno quelli che abbiamo imparato noi durante la scuola. Cioè, non è detto che... Io questo sto cominciando a pensare. Non è detto che... Mia figlia, per esempio, adesso è molto appassionata agli egiziani, ma fino a 3 mesi fa andava matta per quelli del Medioevo. Io non ho in questo momento ancora spiegatole chi viene prima e chi viene dopo. Non so se... Cioè, quando lei si è interrogata sui soldati, sui guerrieri medievali, sulle crociate, io le ho semplicemente cercato di spiegare un po' la situazione, l'abbiamo vista tramite cartoni animati, con dei film, leggendo delle favole. E quando poi lei è passata agli egiziani, a questa passione per gli egiziani, non mi sono preoccupata di dire, ah, aspetta però, dobbiamo metterli prima, perché... Sto semplicemente integrando le informazioni con lei e rispondendo a delle sue curiosità. Adesso si sta spostando, per esempio, sui dinosauri, perché il fratellino va matto per i dinosauri. Quindi mia figlia, paradossalmente, la linea temporale la sta facendo a ritroso, ma io non mi sto creando il problema. Oh mio Dio, adesso poi gliela dovrò tutta sconvolgere. Cioè, lo capirà, nel senso, verrà da sé, credo, spero, e se no, pace. Vorrà dire che... Sì, certo che viene da sé. Anche noi avevamo gli indiani che andavano a cavallo dei dinosauri ad un certo periodo, gli indiani d'America, però poi la cosa si è risolta. Sì, infatti io sono convinta anche di questo, che bisogna anche, cioè devo cercare anche di lasciare andare un po' le cose, che si aggiusteranno anche un po' da sole, insomma, lo capirà anche lei. Ah, ma aspetta, forse però i dinosauri sono venuti prima del faraone. E farò quello, starò a guardare e cercherò di capire quando è il momento giusto per rimettere i tasselli a posto, insomma. Però è divertente anche, no? Perché è bello vedere come si appassionano alle cose, qual è la scusa con cui iniziano a incuriosirsi, tutti i momenti in cui gli si accendono queste lampadine. Cioè, secondo me è una fase... È un modo di vivere i propri figli al di là della scuola, al di là degli insegnamenti, è proprio un modo di vivere i propri figli in maniera completamente diversa, è proprio un'intensità diversa, non lo so, secondo me è proprio tutto un modo di vedersi come esseri viventi, proprio diverso. Ecco, se posso dire una cosina, in questi ultimi interventi mi pare che sia uscita la chiave. Sì. La chiave magica un po' di tutto, che è quella di individuare il tempo delle cose. No? Davide diceva che suo figlio ha seguito gli artigiani, si è interessato all'orto e così via, no? Tu, Annalisa, altrettanto, Silvia, Katia, no? Così. Cioè, è uscito fuori questo, che
bisogna individuare il tempo giusto delle cose, il tempo del fuori, come diceva Giulia prima, e il tempo del dentro. Cioè il fuori dove raccogli le informazioni, no? Dove raccogli i pomodori, come dicevamo prima, e il dentro con il suo tempo dove questi elementi che hai raccolto fuori li rielabori. In questa circostanza del coronavirus si deve per forza privilegiare il momento del dentro, della rielaborazione e in parte quello della raccolta delle informazioni, cioè quindi l'esterno, perché anche in casa ci sono tante informazioni, no? Ci sono tante cose. Non mi ricordo se Annalisa o chi dicevate abbiamo fatto i biscotti, abbiamo fatto il pane, quello è, come dire, è l'esterno, il dato esterno, no? Che poi deve essere rivisitato, rimeditato a tavolino, e questo è il momento dello studio, della elaborazione, no? Che è poi il momento caratteristico del metodo scientifico, perché di fatto l'homeschooler è un ricercatore che coglie gli stimoli che gli vengono dalla realtà su vari temi, su vari argomenti. Può essere che so, il copricapo dell'egiziano, no? Dell'egizio, che gli scatena un interesse, da lì parte una ricerca. Quindi è di fatto, alla fin fine, il metodo scientifico. È un metodo scientifico. Quello che diceva Davide, sto cercando un metodo. Il metodo è questo. Quindi mettere in contatto la persona accompagnata, affiancata, il bambino, affiancato dal genitore, metterlo in contatto con le cose e poi creargli l'opportunità per approfondirle, per sviluppare il momento interiore dello studio vero e proprio. Quindi il metodo poi che è valido e che risulta efficace è un metodo che noi non abbiamo inventato, è il metodo della ricerca, è il metodo della ricerca scientifica e anche artistica, perché qua mi sento di dire un'altra cosa, cioè che questo tipo di apprendimento, l'apprendimento che si fa con l'istruzione parentale, è un apprendimento che ha in sé non solo, come dire, la dinamica pura e semplice della ricerca scientifica, ma riesce a ricomprendere in sé la dinamica della ricerca artistica, della ricerca attraverso l'analogia. E questo è un atteggiamento che riesce a far cogliere, consente di cogliere quegli aspetti della realtà, perché poi la partenza è sempre quella, a far cogliere quegli aspetti della realtà che possiamo ricondurre al concetto di poesia, al concetto di essenza delle cose. Perché questo? Perché questo approccio consente di mettere in gioco il tempo. Perché l'approccio analogico alle cose ha come ingrediente il tempo e la sua gestione opportuna, no? Per poterlo gestire bisogna averne disponibilità. Nella esperienza dell'istruzione parentale questa disponibilità c'è. È andata via, cioè, non lo so. Per cui la ricchezza della situazione sta proprio qui, di poter applicare il metodo scientifico laddove è, come si può dire, più urgente, ma anche applicare il metodo analogico laddove ci sono tempi diversi. E questo consentirà al ragazzo o alla ragazza di cogliere e di apprendere, diciamo così, la natura e l'essenza dell'oggetto del suo interesse rispetto a più sfaccettature, no? Tendenti ad una visione sferica dell'oggetto del tuo interesse. Cioè l'oggetto del tuo interesse è il pomodoro. Attraverso questo approccio, cioè tu riesci a cogliere più aspetti, no? Riesci a cogliere l'aspetto naturalistico della sua crescita, l'aspetto, come dire, poi sensitivo, si dice, sì, sensoriale del gusto, dell'acidità, eccetera, ma riuscirai a cogliere anche la bellezza e, come dire, la,
la potenza artistica, no? Della forma di quel pomodoro, del colore di quel pomodoro, dei rapporti che riesce a stabilire con gli altri elementi, che so, dell'orto o della tavola. Perché avrai il tempo di assaporare questi strati della realtà, no? Che altrimenti sfuggono via, che altrimenti non riesci a cogliere, perché hai la fretta di concentrarti su una cosa specifica. Non so se mi sono spiegato. Per cui la chiave anche interpretativa di questo momento dal punto di vista della didattica, secondo me, sta proprio lì, nella modulazione, ecco, nella modulazione del fenomeno dell'apprendimento, che è un fenomeno, appunto, come avete detto in tanti, fatto di esterno e fatto di interno. Per cui in questa fase si tratta di concentrarsi di più sulla fase interna e di rimodulare, riprendere gli impulsi, i dati che siamo riusciti a cogliere dal cosiddetto esterno. Però adesso non abbiamo ancora sentito Sara, mi pare. Elisa, Elena, che però non vediamo, però se ci sono meglio. Mi sentite? Sì. Sì. Ciao, io sono Sara e sono la mamma di Margherita e Luna. Margherita ha 4 anni e mezzo e Luna ha 7 e mezzo. E provo a collegarmi un po' a quello che stavi dicendo tu sull'analogia. Io mi sono resa conto che in questo periodo così in casa sia io che mio marito abbiamo cercato di darci molto da fare per fare cose che non avevamo avuto il tempo di fare magari in altri tempi. E quindi siamo stati molto presi da finire la ristrutturazione della casa, delle cose insomma lasciate in sospeso, e facendo autocritica dico abbiamo un po' trascurato le esigenze delle bambine che magari avrebbero avuto bisogno di condividere un tempo insieme un po' più dedicato a loro. Però allo stesso tempo è stato un momento in cui sono poi venute fuori le loro passioni, i loro interessi e le loro esigenze di questo momento. E questo ha fatto prendere senso un po' a tante cose. Ad esempio, Luna si è dedicata a 2 lavori. Uno su Van Gogh, l'espressionismo, e quindi insomma secondo me c'è una perfetta affinità con la sua necessità anche di dar forma delle emozioni in questo momento, e un altro sulle macchine volanti di Leonardo da Vinci, quindi sì, questa voglia di varcare i confini. Secondo me sono state 2 esperienze molto significative, no? Per il suo apprendimento, ma anche per far capire a noi quali erano i suoi bisogni adesso e riagganciarla sostenendola nel coltivare queste cose, affiancandola, cercando di così portarle magari del materiale, rispondere a degli interrogativi. E quindi sì, ho trovato poi che se uno sta in ascolto, in osservazione, quel senso di cui parlava Davide prima viene fuori. Sì. Di dove sei? Scusa, Sara. Provincia dell'Uno. Okay. C'è una prevalenza veneta, credo. In questo meeting. Beh, i veneti sono tosti, Volevo fare una riflessione su questa cosa. Cioè, vedete come ci troviamo, no? A parlare, a me piace definire la metodologia della ricerca, no? Proprio per essere ricercatori di chi? Di noi stessi, sia che abbiamo 3 anni, 5 anni, 10 anni. Se è una forma mentis che ci rimane per tutta la vita, penso che ai 95-100 anni li possiamo raggiungere in modo tranquillo, no? E vedete come ci chiediamo proprio il concetto di spazio e tempo. E proprio stamattina, no, anche con i ragazzi a scuola, insomma in questa didattica a distanza, abbiamo parlato, ma è un modo completamente diverso di vedere, di vivere lo spazio e il tempo. Quindi
paradossalmente, adesso che ci troviamo in uno spazio dentro, ed un tempo dentro, in un momento di importante confronto su ciò che abbiamo vissuto fino adesso, perché siamo passati nel giro di un giorno dal tutto fuori al tutto dentro, no? Che se lo vediamo, al momento siamo stati tutti un po' così, come se ci avessero dato una botta in testa, siamo un attimo rimasti tramortiti. Ma nella meravigliosa capacità di adattamento dell'essere umano e quindi anche dei nostri figli, stiamo vedendo le opportunità e la ricchezza di questo altro modo di vivere lo spazio-tempo, no? Che tra l'altro, quindi collegandomi a quello che dicevi Sara delle tue figlie e che diceva prima Annalisa, cioè hanno dei punti in comune, a tal punto che si elidono l'uno con l'altro, cioè che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo. È stato un bisogno dell'uomo di dare uno spazio e un tempo nel, no, nel vivere, perché non c'era lo spazio-tempo, cioè man mano che c'è stata l'evoluzione, il bisogno e la necessità di definire uno spazio e un tempo. Quindi se lo vediamo in questo modo, capite che il fatto che un bambino in questo momento ha un qualcosa dentro, no? Nel suo desiderio di ricercare, andare verso Van Gogh, cioè non necessariamente dobbiamo sempre dare delle spiegazioni, benissimo, che vada in quella direzione. Poi dopo, quando sarà più grande, dove magari viene il bisogno di un collocarlo nello spazio, nel tempo, loro facciano un lavoro storico-geografico, più astratto. Ma se viene da lì, posso fare l'altro. È lo stesso discorso che dicevo Davide prima, cioè dall'esperienza sensoriale che nasce, e non possiamo avere la spiegazione a tutto, per fortuna, e adesso in questo momento si sente spinta verso quello, l'altra si sente spinta verso il Leonardo, e chissà che magari in questo momento lei ha fatto come Leonardo, che pensava qualcosa che le desse associare queste ali alla libertà. Non per niente le ali vengono associate alla libertà, che non è liberismo, non è anarchismo, non è faccio quello che vuole, perché qui si passa poi ad una riflessione sul concetto di libertà. La libertà non è faccio ciò che voglio, ma è la realizzazione di ciò che sento nel rispetto di me stesso e dell'altro, che è ben diverso. Quindi il nostro compito di genitori e di adulti è proprio questo, offrire a loro questa possibilità. Cioè il fatto che la figlia, tua figlia desideri, Annalisa, adesso fare gli egizi, ma ragazzi, gli egizi è una civiltà che è la base da cui sono partite le altre civiltà. Ben venga, e allora adesso si approfondisce questo. Cioè nell'istruzione familiare questo è possibile, perché c'è un modo di vivere lo spazio e tempo in un altro modo. E secondo me è proprio qui che, se saremo capaci anche come associazione, e su questo io batto tanto, sarà veramente dopo queste esperienze che l'istituzione scolastica sta facendo, sarà il momento fondamentale del dialogo e dell'incontro. Ma se saremo pronti, e come associati dobbiamo esserlo, nell'essere consapevole di quello che stiamo facendo. Ecco perché l'associazione si è preso questo impegno di fare delle serate, di fare degli incontri e di parlare di queste tematiche. Perché se il nostro approccio sarà così, allora ci sarà il dialogo e l'incontro. Perché, ripeto, come diceva l'altra sera Sergio, è l'incontro di due istituzioni, non è lo scontro di due istituzioni. Nel riconoscimento l'uno dell'altro. Cioè sono due percorsi possibili. Ecco perché non c'è contraddizione. Ecco perché anche nell'essere insegnante aver scelto non c'è contraddizione. Sono percorsi, sono possibilità che la meravigliosità della vita ci mette di fronte. E anche questo vissuto, anche con i nostri figli, perché non condividerlo? Anche se sono adolescenti e vorrebbero fare tutt'altro, ok? Non è possibile. Che cosa facciamo? Ci lagniamo dalla mattina alla sera? No, cogliamo questo momento propizio, perché lo è, perché è vita. Comunque. Quindi, con questo tipo di riflessione su che cos'è lo spazio del tempo, andiamo oltre.
e sicuramente l'istituzione scolastica su questa cosa dovrà fare riflessione, perché siamo in tanti insegnanti dove ci stiamo accorgendo, dove magari un ragazzino che ha delle difficoltà in questa didattica a distanza le supera, molto probabilmente perché? Perché ha un tempo diverso. Io ho un alunno che è esploso, è fiorito con questa didattica a distanza e gli ho detto, ma come mai secondo te, anche se come insegnante lo so, ma dice prof, c'è un altro tempo, un altro spazio. E capite che questa cosa non potrà passare inosservata, ma non passerà inosservata se saremo capaci, come cittadini consapevoli, sia che abbiamo scelto un percorso, sia che possiamo averne scelto un altro, porteremo avanti questo. Nel confronto, non nello scontro, nel dialogo, non nel dibattito. Il dialogo è una cosa, il dibattere vuol dire che ci battiamo uno con gli altri per andare dove? Che siamo tutti, tutto sto pianeta su questa barca che se ne sta andando alla deriva se non gli diamo un po', con un po' di energia, il cambio di rotta. Cioè questo ormai è abbastanza evidente in quello che stiamo vivendo. Quindi veramente in questo tempo spazio dentro la casa troviamone dei momenti di opportunità e i momenti di riflessione. E quindi davanti ai vostri figli, i nostri figli, che siano adolescenti, che non lo siano, che si pongono in questo modo, da parte nostra ci deve essere comprensione. Comprensione soprattutto chi ha i figli adolescenti, perché comunque sappiamo che l'adolescenza ti porta in questo momento a vedere le due cose in un modo diverso. Che cosa possiamo fare? Trovare un'altra strada per... E anche, come dicevi prima tu, no? In una nostra descolarizzazione, perché all'interno di quello che poteva essere la scuola che abbiamo vissuto noi e che, ripeto, non ci sono più programmi ministeriali, ci sono le indicazioni ministeriali, da qui il bisogno di fare delle serate sull'approfondimento delle indicazioni ministeriali, questa possibilità te la dà dove? Anche all'interno dell'istituzione scolastica. Quindi se è possibile dentro all'interno dell'istituzione scolastica, è possibile dentro l'istituzione familiare. Però per poter fare questo dobbiamo esserne consapevoli, deve essere un'associazione matura, pronta, che cresce anche da questo punto di vista, anche con questi incontri, dove non ci limitiamo a parlare dei programmi, dico, ma che cos'è lo spazio e il tempo? Io lo trovo meraviglioso questo. Meraviglioso una oretta, oretta e mezzo dedicato a questo, perché sennò siamo a livello dello spot pubblicitario, siamo a livello dei flash, siamo a livello della schizofrenia, cioè la frenesia nell'essere schizzati, cioè è patologia questa, cioè è patologia psichica, per cui vediamo di vedere proprio altre possibilità, per cui ben venga Van Gogh da parte di una bimba, ben vengano le ali di Leonardo e ben vengano i dinosauri e ben vengano gli egizi e compreso l'artista e chi più ne ha più ne metta e la quercia e la pianta e l'orto e la famiglia. Scusa Sergio. No, scusa, ti ringrazio, ma scherzi. No, c'è un commento che Claudia vuole riportare da Facebook, da chi ci sta seguendo. Sì, ok, Antonella ci sta seguendo e dice: ciao a tutti, noi facciamo homeschooling da gennaio 2019, cioè a noi non è cambiato niente con la quarantena, a parte le uscite e il tennis sospesi. A proposito di ragazzi meno stressati, ho notato per esempio che adesso in scuola parentale la calligrafia è molto migliorata. Tenete conto che a scuola era la sua croce, per di più con i professori senza pazienza che lo rimarcavano. Ok, ecco. Antonella insomma conferma che la dimensione scolastica per sua figlia non è quella consona e probabilmente è una costante, ecco, mi sento di dire che è una costante questa dimensione di non adeguatezza della struttura scolastica per la potenzialità dei ragazzi, ecco. Quindi sì, una conferma, grazie Antonella. Giulia.
No, mi viene da dire la dislessia, la disgrafia e la discalculia, e qui senza, non sono un'esperta, questo l'ho promesso per il mondo intero, però sono una che se ne è occupata in altri, per altre, sono dei disturbi. Disturbi del leggere, disturbi nello scrivere, disturbi. E perché non provare un'altra strada, tra cui quella del tempo? Nella comprensione che un insegnante ha dei tempi, e siamo sempre lì alle due dimensioni spazio-temporali che ci siamo costruiti noi, che ci sta facendo del male. Figuratevi quanto siamo intelligenti, tutti quanti, no? Cioè la dislessia e la discalculia e la disgrafia in un tempo diverso. E ripeto, nella comprensione di un insegnante che ha fretta, perché sì, è così. Quindi ben venga questa esperienza, no? Che diventa, scusate perché mi continuo a dire che scarico il... Oh. Ecco, ben venga che ci sia anche questo tipo di esperienza, no? Dove il tempo vissuto in un altro modo dà la possibilità di lavorare in un altro modo. Il lavoro della bella calligrafia che si faceva, no? Oppure adesso che alle medie sanno solo fare con lo stampato maiuscolo perché bisogna. Ma dov'è la bella calligrafia? È nel tempo del... che diventa bellezza, che diventa arte. L'arte viene anche da quello. La nostra calligrafia, il calligramma, cioè ragazzi stiamo parlando di storia, Per cui grazie a questa mamma che ci ha posto questo discorso di queste... Vorrei sottolineare una cosa che è uscita oggi, e che, cioè, è uscito che di fatto le nostre esperienze, insomma, le deduzioni che ne facciamo, ci portano a dire che l'apprendimento, sto dicendo solo cose già dette, però voglio aggiungere anche un'altra cosettina, che l'apprendimento avviene nella realtà, avviene all'esterno e poi viene cucinato all'interno, avviene con gli oggetti, con gli incontri che si fanno nella vita quotidiana anche. Ecco, vorrei sottolineare la differenza, questa differenza, che c'è un'idea dell'homeschooling, no? In cui l'apprendimento diventa istruzione, nel vero senso, e sembrerebbe che si possa fare solo attraverso, come dire, materiali precotti, no? Predefiniti. Il corso online predisposto per, piuttosto che altri materiali che hanno, come dire, in sé già una strutturazione forte, no? Che spesso è indirizzata, e qua mi riallaccio un pochino a quello che dicevamo l'altra volta, indirizzata a conseguire, come dire, il voto per l'idoneità alla classe successiva. Quello che è emerso oggi è invece che la ricchezza di questa esperienza non sta lì. La ricchezza di questa esperienza non sta lì, non sta in questo percorso, ecco. E qua naturalmente voglio semplicemente sottolineare questa differenza, ecco, questa differenza che però può sembrare irrilevante, ma è fondamentale, ecco, fondamentale per il tipo di approccio. C'è Elena che non abbiamo ancora sentito, se vuole dirci qualcosa. La vedo impegnata, vediamo impegnata con questo. Sì, allora io sono qua con i bambini, per cui ho messo muto perché sono che girano, il papà certo. E loro. E ecco, il mio bimbo grande, qua a Zeno, a 6 anni dovrebbe iniziare la scuola. Qua. Ciao! Dovrebbe iniziare la scuola a settembre. Ciao!
però ecco, avrei voglia di iscriverlo alla statale, per cui sto vedendo varie aree, altre metodologie, altri approcci, e questa quarantena mi ha fatto rivalutare la possibilità di fare un'educazione familiare. Io sono educatrice di nido, per cui ecco, mi piace giocare con i bambini, e in questi anni ho giocato tanto con il mio bambino, adesso anche con la mia piccola, e la mia preoccupazione era per gli anni di scolarizzazione, non avere abbastanza basi, essere abbastanza capace. E qui mi ricollego a Annalisa, che ha detto che forse dobbiamo un po' descolarizzarci, nel senso che sono le mie paure di alunna che ritornano fuori, che non essere all'altezza della situazione. Ecco, in questi due incontri brevi che ho potuto assistere mi avete un po' rincuorato questa cosa, ecco. E anche io sono della provincia di Belluno, quindi se mai ci si può vedere. Adesso vado perché... di dove sei nella provincia di Belluno, scusa? Di Tambre. Morena saprà, di sicuro. Tambre al Pago, giusto? Nel Pago, sì, nel Pago. Ma siete fantastici, questi veneti, ragazzi. Posso dire una cosa? Mi sentite? Certo. Io invidio, perché la maggior parte di quelli che ho sentito fino adesso hanno tutti figli piccoli. Avete una tela bianca da dipingere voi, secondo me. E vi invidio, perché i miei sono già grandi. Guarda, Katia, io ti do un esempio, quello nostro. Io ne ho due grandi, uno di 11, una di 13 e una piccolina di 2. Così adesso posso giostrarmi un attimo e capire cosa sarà meglio e cosa fare, perché per esempio con i più grandi abbiamo iniziato con la scuola statale. Sì. Il piccolo ha fatto un anno, la più grande ha fatto 3 anni e poi abbiamo cambiato strada. E la più piccola, sinceramente, vedendo quello che stanno facendo i grandi, non credo che la manderemo mai a scuola. È un po' per quello che io credo fortemente nell'associazione, non solo per aiutare chi è già homeschooler adesso, per esempio i grandi che ci sono, ma anche per i bambini a venire, perché come diceva anche Sergio, se non ci diamo da fare, dovremo un giorno fare la scuola, l'istruzione parentale col grembiulino. E non tutti dobbiamo fare questo nel nostro cammino, perché io ho visto come ero partita io, sono stata sempre molto scolarizzata, diciamo, nella mia mente, perché ho studiato anche in Svizzera, sono nata lì, sempre molto mentale, e i miei figli mi hanno fatto cambiare completamente strada, completamente visione, e devo essere veramente grata di questo, perché io come bambina cresciuta sono stata molto limitata, ma non perché mi hanno obbligata, io avevo proprio il carattere che mi ha, come dire, imposto di fare bene, fare tutto preciso, però in realtà mi rendo conto che adesso da grande, grazie ai miei figli, mi sto di nuovo descolarizzandomi, mi sto aprendo di nuovo a certe talenti, certe curiosità. Il mondo dell'apprendimento visto da un altro lato, non solo quello della didattica classica, diventa una cosa meravigliosa, almeno per l'esperienza che ho io, e ripeto, sono una di quelle toste da descolarizzare veramente con forza, e in 5 anni ho dovuto fare un grandissimo lavoro su di me per mollare le redini, e come abbiamo spesso parlato anche con Giulia, e quando ho mollato le redini ho detto ok, adesso non mi passo più la testa a dire devo organizzare questo, devo fare quello, devo stampare le schede, devo impormi. È da lì che pian piano ho visto prendere la strada della libertà, ma come dice Giulia, quello del rispetto di ciò che sento. E così ho visto risultati anche per i grandi, ecco, per quello che mi sono permessa di intervenire. Perché anche i grandi sono ancora in tempo, come noi adulti, per cambiare e avere una visione diversa dell'apprendimento, molto più personale. Perché io vedo i miei, non posso dire dai, oggi facciamo questo, studiamo questo, perché io perderei un'ora sui libri, sulle schede,
perché non sono interessati. Dunque, se non è il momento giusto per loro, perdiamo un'ora tutti, o due, quello che è. E invece, se parte da loro, vengono con una domanda oppure un interesse, e sono di sostegno e posso aiutarli a trovare le informazioni o così, allora lì sì, vedo che attecchisce, diciamo, rimane. Io, se faccio mie le parole del professore Giacomo Stella, che penso che tutti conosciate, lui dice, lo dice spesso, che lui si occupa di apprendimento da più di 40 anni, e lui dice proprio questo: le neuroscienze oggi ci dicono ciò che prima non sapevamo. Spesso lui dice anche che l'esperienza è il miglior apprendimento che esiste, insomma, no? Fare proprio l'esperienza. E vi invito a vedere qualche suo video su YouTube, perché scoprirete cose molto molto interessanti proprio circa l'apprendimento. E poi alla mamma, non mi ricordo come si chiama, che diceva prima che la figlia è appassionata di egizi, c'è un gioco che ho proposto ai miei figli, questo, vedete, ed è molto simpatico. Lo conosciamo, però ti ripeto, in questo momento la mia priorità non è tanto mettere a posto i tasselli, in questo momento sì, per l'età di mia figlia Sì, no, l'abbiamo già adocchiato in realtà, perché è una cosa che, un dilemma che mi ero un po' posta, no? Perché mi aveva incuriosito questo fatto che lei saltasse da un'epoca all'altra. Però, per ritornare un attimo al discorso di Morena, io condivido tantissimo il discorso sulla possibilità di cambiare, nel senso che io ho, alcuni l'avranno già sentito e li annoierò, ma io ho preso due lauree. Stavo studiando per la terza quando ho conosciuto mio marito, ho scritto libri, ho fatto ricerca, ho vissuto all'estero, cioè ero assolutamente chiunque non mi ha visto per 20 anni e mi vede oggi a fare la mamma casalinga pensa che io sia stata, cioè pensa all'invasione degli ultracorpi, perché ero proprio la cosa più lontana che ci potesse essere. Poi, tra l'altro, a scolarizzarmi ancora di più, quando ho compreso che fare il veterinario, che non sarei riuscita emotivamente a continuare con quella professione, non ho avuto paura di cambiare, mi sono occupata di formazione, quindi insegnavo il lavoro agli altri. Quindi per me è quasi paradossale che poi alla fine sia finita a liberare il lavoro interiore. Lo dobbiamo fare questo, a parte il fatto che penso che sia naturale, cioè io seguo molto anche le neuroscienze, in realtà non stanno scoprendo niente, è la natura, nel senso che basterebbe guardare noi stessi, cioè quando diventiamo tra virgolette adulti e quindi acquisiamo consapevolezza, ci rendiamo conto che ci rimangono più impresse le cose che abbiamo appreso o con divertimento o con interesse. Spesso le due cose devono anche essere unite, cioè la cosa deve essere interessante e anche divertente perché ci rimanga, perché venga proprio scolpita nella memoria a lungo termine. Io in questo sono stata avvantaggiata perché, avendo studiato medicina veterinaria, gli animali non verbalizzano, quindi a noi venivano insegnate, insegnati, diciamo, dei segnali che dovevamo, a mo' di puntini, dovevamo essere in grado di ricongiungere, uniti poi ovviamente alle informazioni dei proprietari, quindi all'anamnesi che ci veniva fatta fare dai proprietari, però fondamentalmente era il comportamento dell'animale la chiave di lettura fondamentale per scoprire se il cane stava male oppure no. Molto spesso il malessere era del proprietario, che umanizzava i comportamenti dell'animale. E adesso è quello che un po' ho fatto io un po' all'inizio con i miei figli, cioè io ho cercato di scolarizzare delle loro, immaginavo di dover scolarizzare dei loro interessi. Quindi quando mi sono avvicinata alla Life ero nel panico, perché nonostante le lauree non mi sentivo in grado di poter insegnare come farebbe una brava maestra, quindi non mi sentivo in grado di trovare il linguaggio giusto, non mi sentivo in grado di trovare il modo giusto per lo schema giusto per insegnare le cose ai miei figli, e quindi ero proprio
mi sono avvicinata proprio da mortificata, dico devo vedere però se loro ci riescono, magari anche lì imparo, cioè vado a scuola da quelli della Life, proprio facciamoci del male, vado con, a prendere appunti e imparo come si fa. La scoperta è stata da un lato con i miei figli, dall'altro con tante intuizioni che mi venivano date dalle esperienze dei soci Life e dalle cose che leggevo, gli spunti che davano, che in realtà ti devi lasciare proprio andare, perché l'apprendimento è una cosa spontanea, è un desiderio spontaneo di conoscenza dell'ambiente. Imparare poi quali sono magari gli approcci che vengono usati da 0 a 3 anni, da 3 a 6, da 6 a 11, da 11 a 22, quelle sono cose che poi possono raffinarti, ma se ti lasci andare, anche se queste cose non le sai, cioè se anche non hai approfondito le neuroscienze, se tu guardi tuo figlio, qualcuna di voi parlava del, forse Elena, non mi ricordo, il fatto di guardare i suoi figli. Cioè, te ne accorgi che un bambino fino a 3 anni maneggia, tocca tutto con la bocca, l'esperienza lui la vive con i sapori, con il tatto. Poi cioè, se sei una persona attenta, non dico una mamma, ma un genitore, una persona che vive presente, il suo presente, ti accorgi di quali sono i passaggi. Adesso Isabella, per esempio, è portata di più verso i libri. A me dice, ma come, a 3 anni non le fai leggere un libro da sola? No, a 3 anni mia figlia non sa ancora neanche distinguere l'A dalla B e la B dalla C e non mi interessa che lo sappia fare. Guarda le figure, le colora, le scarabocchia. No, ma tu le devi insegnare come tenere la penna, ma lei il colore lo deve far stare dentro i margini. E perché? Se lei lo vuole mettere fuori, cioè... imparerà, sceglie dentro, fuori, sopra, sotto, li buca i fogli invece di colorarli, sta sperimentando. Quindi va benissimo informarsi, va benissimo leggere, ma credo che sia più per noi, serve più a noi che non ai nostri, in realtà che non ai nostri figli, comprendere alcune cose. Io aiuta dico, per noi dico un'ultima cosa. Il tu stai tenendo un diario di bordo, quindi quello è poi tecnicamente quello che userai come portafoglio quando dovrai presentare la documentazione, insomma. In realtà che avrei potuto fare, allora qui apriamo un altro argomento, in realtà non sarei proprio tanto interessata a fare l'esame di far fare l'esame di unità a mia figlia, sono orientata più a non farglielo fare e ho compreso che questa mia abitudine potrebbe venirmi incontro proprio per mediare con i dirigenti scolastici, insomma, per non giustificare, però per motivare ulteriormente, per sostenere ulteriormente la decisione che ho preso di fare un schooling. Perché come dicevo... L'accertamento, sì, che se è un accertamento fatto appunto su di me, sul fatto che io mi sono preoccupata di formare mia figlia e di sostenere mio figlio nella loro crescita culturale, diciamo, però per il resto, ma l'ho fatto più che allora io l'ho fatto perché sono una smemorata, quindi io scrivo sempre, cioè io i diari li scrivo da sempre, io scrivo ancora su carta e penna la lista della spesa perché mi scordo tutto, se ho un appuntamento, cioè lì non sono stata brava, è stata una necessità, per me è una necessità da sempre. Scrive, c'ho sempre il cervello 3000 pensieri, quindi ho bisogno sempre di metterli su carta per definirli. Se lascio le cose così, poi l'ho fatto, ma cosa non ho fatto? Quindi poi lì ho iniziato anche in modo un po' romantico, perché mi piaceva sottolineare le cose che facevo con mia figlia. Considera che io l'ho avuta a 40 anni, quasi 41, il fratellino è arrivato a 43, quindi certe volte penso che magari non starò con loro così tanto tempo come una mamma che ha 20 anni. Allora mi è venuto di fare questo diario, le ricette che facevamo insieme, quando... non lo so, concepivo una nuova ricetta per i biscotti, metterla giù e conservarla perché magari quando saranno grandi rifaranno i biscotti col sapore che facevano, sì, con la mamma. Quindi in realtà sono state altre le ragioni. Però adesso, visto già sì, ho scoperto che poi non era così perso il tempo, diciamo, a fare quelle cose. Posso dire una cosa? Allora, proprio collegandosi a questo discorso e rifacendomi a quello che diceva prima Katia, no? A proposito dei pennelli e del telo bianco, teniamo presente che i pennelli e il telo bianco ce l'abbiamo tutti.
a qualsiasi età. Quelli piccoli saranno quelli più piccoli e quelli grandi saranno quelli più grandi. Però questa possibilità di dipingere la nostra quotidianità ce l'abbiamo tutti, indipendentemente dall'età. Poi l'altra cosa sul discorso dell'apprendere, no? E quindi dell'essere legati all'esperienza. Allora, teniamo presente che, come già detto altre volte, apprendere è proprio una parola onomatopeica, no? Che va dall'apertura alla P che chiude. Cioè il nostro linguaggio è la nostra storia. Quindi l'apprendimento è la am del bambino che mangia, che apre la bocca e accoglie dentro di sé, che è l'atto del mangiare e è l'atto del mangiare ciò che ci nutre da altri punti di vista. Il meccanismo è lo stesso, cioè di apertura e di chiusura. Apro e chiudo, che poi è quello del respiro, che è quello del cuore, cioè di questi due movimenti, no? Quindi l'apprendimento è ciò che mi apre all'esperienza, qualsiasi essa sia, ma è fatto dalla seconda fase, e cioè che è quella della rielaborazione, che è un po' quello da cui siamo partiti, no? Quindi quell'andar fuori, adesso è il momento del dentro, perché sono due movimenti che danno la vita. Apro e chiudo. Questo è il senso, diciamo, più profondo della parola apprendimento, perché è il primo movimento che facciamo con la conoscenza del mondo attraverso la bocca. Apro e apprendo. Una cosa. L'altro è il discorso dell'esperienza, no? Il fare esperienza è l'elemento fondamentale della vita. È la rielaborazione dell'esperienza che cambia con il tempo. Nel senso che è il bambino piccolo, conosce il mondo attraverso l'esperienza, ma anch'io conosco il mondo e la realtà attraverso l'esperienza. Sono diverse, perché sarebbe idiota che io mi mettessi a fare a 50 rotti anni l'esperienza del bambino, perché vuol dire che non sarei cresciuta. Ma comunque come base è l'esperienza, la base della conoscenza è l'esperienza. E teniamo presente lo sviluppo e la nascita dell'umanità che va parallela alle tappe dello sviluppo di ognuno di noi. Cioè l'uomo primitivo ha fatto delle tappe per apprendere, se no non saremmo oggi noi così. E è partito da dove? Dall'esperienza dello sporcarsi, del fare, del dipingersi, è l'esperienza del corpo. Poi dopo è arrivato alla fase di astrazione. Noi oggi perché ci troviamo in questa situazione? Perché forziamo contro natura partendo dalla parte teorica, ma non puoi arrivare alla parte teorica se non parti dall'esperienza corporea, perché veniamo da lì a qualsiasi età. Ecco perché a mio avviso gli strumenti ci sono a qualsiasi età, cambiano, e il telo bianco c'è a qualsiasi età per dipingere. Quindi anche l'approccio proprio artistico, che diventa antropologico e diventa umano, è quello che parte dall'esperienza, cioè dall'esperire, dal fare. Poi ci vuole la parte teorica, ci vuole. E quindi non ci deve spaventare la parte teorica, che è la parte dello studio, che è la parte dello scrivere, perché è un bisogno dell'essere umano. Quindi vedrete che i vostri figli, a seconda delle tappe, chiederanno di studiare. E non è che come genitori, no, noi facciamo istruzione familiare, per cui siamo liberi, facciamo quel che vogliamo, no, te non studi. No, no. Perché cadremmo nell'errore opposto. L'impegno nostro come genitori e il nostro compito di genitori, e cioè di coloro che generano nuove forme, è proprio questo, di essere genitori, osservarli, stare, viverli e vedere.
didatticamente parlando, ecco perché dobbiamo smontare le parole legate a quello che può essere la scuola, in modo tale che cambiamo il nostro modo di vedere la scuola, proprio per arrivare all'incontro. Perché teniamo presente che la nostra è una scelta riconosciuta dalla Costituzione, punto. Non è né di più né di meno, è una scelta, è un altro cammino. Ecco perché nel nostro sogno c'è l'incontro di due forme istituzionali. Proprio anche attraverso questo chiarirci che cosa intendiamo per apprendimento, attraverso il chiarirci che cos'è lo studio, che cos'è la scuola, che cos'è l'esperienza. Sennò troviamo sempre qualcosa come una cosa che si fa da piccoli e una cosa che si fa da grandi. Certo che ci sono due approcci diversi, come ripeto, l'essere genitore e l'essere adulto, anche se l'umanità in questo momento non lo sta dimostrando, ma vabbè, ci mettiamo il nostro impegno per poter diventarlo, essere genitori. È colui che genera, da gene. E allora qui cambia tutto l'approccio all'apprendimento, che diventa conoscenza, che diventa crescere, ma non in nessuna posizione di così o così. Cioè, perché se è così e qua ci sono i figli, no. Non è questo che ci chiedono i nostri figli, sia che siano bambini, sia che siano adolescenti. Ci chiedono altro. La mia domanda è possibile l'incontro finché un percorso vigila sull'altro? Ma guarda, il fatto di vigilare, anche lì chiediamoci che cosa è. Cioè, il fatto che costituzionalmente, e lì i grandi maestri che hanno scritto la Costituzione avevano le idee molto chiare, dicendo noi attraverso la vigilanza di uno Stato che siamo noi, ma l'abbiamo perso questa cosa perché abbiamo delegato, continuiamo a delegare, no? Attraverso uno Stato che vigila su chi non ha questa, non fa questa scelta o non ha questa condivisione, che non vede questo come, e quindi vigila, perché no? Ma nel vigilare c'è l'incontro, non c'è lo scontro, perché nel vigilare garantisce anche a noi che ci siano, non ci sia la dispersione. Perché vi assicuro che come problematica c'è, esiste la dispersione scolastica. C'è, diciamo, tanti aspetti da tenere. Questa è una garanzia come cittadini, perché allora, devi garantire il diritto all'istruzione. Allora, io però, penso... Scusa Giulia. No, basta te. Penso che il tema sia da inquadrare su due categorie. Cioè istruzione parentale e responsabilità e libertà. Cioè noi che facciamo istruzione parentale facciamo prima di tutto una scelta di responsabilità. Cioè nel senso che noi siamo in grado di dare almeno due risposte che sono strutturali. Cioè, quindi siamo responsabili perché siamo in grado di dare due risposte. La prima risposta è quella che diamo ai nostri figli, che implicitamente ci viene fatta. Cioè, quando i nostri figli ci chiederanno mi hai dato tu la possibilità di esprimere me stesso nelle migliori condizioni? Noi saremo in grado di dare una risposta, saremo responsabili di questo rispetto ai nostri figli. Noi sicuramente saremo in grado di dire sì, ti abbiamo dato la possibilità migliore che c'era. Quindi questa responsabilità principale. L'altra responsabilità è quella nei confronti della comunità, nel senso che noi siamo parte della comunità. Questo per leggi di natura e per scelta, come dire, storica. Cioè, noi siamo un animale, siamo animali che hanno come presupposto
il fatto di vivere in società. Questo comporta che ci si debba mettere d'accordo per stare in società, no? E questo significa che l'altra responsabilità fondamentale che abbiamo è nei confronti della società. Per cui quando la società, e quando è che la esercitiamo questa responsabilità? Quando è che siamo chiamati a dimostrarla? Quando la società ci chiede. La società ci chiede, stai facendo un percorso di apprendimento con i tuoi figli? Noi dobbiamo essere in grado di dire, sì, lo sto facendo. Tu dici, ma allora c'è qualcuno che ci guarda. Certo che c'è qualcuno che ci guarda. La discrepanza dov'è? Dov'è che stride la cosa? Stride nel momento in cui la società ci fa questa domanda e ci chiede di rispondere nei termini che sono consueti per lei, cioè che sono i termini che vengono applicati a scuola. Non è inappropriato che ci faccia la domanda, è inappropriato il modo in cui ce la fa. Per cui è giusto, sarebbe giusto che la società ci faccia la domanda nei termini corretti rispetto all'esperienza che noi, nella piena legalità, abbiamo scelto di operare attraverso l'istruzione parentale. Per cui la domanda che ci viene posta deve esserci posta in termini organici, in termini logici rispetto al percorso che noi facciamo. Per cui in questo ci sta il terreno del dialogo, perché noi non dobbiamo sfuggire alla domanda, state facendo il percorso di apprendimento, noi non dobbiamo sfuggire a questa domanda, noi dobbiamo essere in grado di dire sì, lo stiamo facendo e te lo dimostro non, e noi diciamo lo dimostro non con l'esamino scolastico che dici tu, cioè nel senso che sono capace a fare le tabelline in prima, ma nel senso che ad esempio diceva Annalisa, io te lo dimostro perché sono in grado di nero su bianco farti vedere che ho un percorso in atto e che sto producendo delle cose. Per cui Giulia mi parlava di portfolio, cioè la raccolta delle cose che io faccio, te le faccio vedere e magari ti chiedo di incontrarmi una o anche due volte, così te le racconto anche, te le faccio raccontare da mio figlio. Per cui non c'è contraddizione. La contraddizione sta in quel passaggio là, quando la collettività ti pretende di, come dire, veder dimostrata il tuo impegno attraverso quel tipo lì di esame, no? Quel tipo lì di esame. Però come sottolinea spesso Giulia, quella parola lì, esame, noi dobbiamo essere in grado di destrutturarla e di ristrutturarla, no? Perché è sull'equivoco che nasce da un modo di intendere quella parola che poi scaturiscono tante delle difficoltà a cui ci troviamo di fronte spesso. Per cui no, non c'è contraddizione al dialogo rispetto alla richiesta di, tra virgolette, vigilanza, verifica o in quale altro modo vogliamo definirla. Non c'è contraddizione, perché noi, e qui penso che ci sia un po' un travisamento da parte di, anche un po' del mondo homeschooler, no? Che viene, solitamente si concentra sul fatto di dire faccio una scelta di libertà. Io invece, mi viene da sottolineare il fatto che invece stiamo facendo prima di tutto una scelta di responsabilità. E dal momento in cui questa responsabilità noi dimostriamo di poterla avere e dimostriamo che attraverso la responsabilità stiamo compiendo il nostro dovere attraverso un diritto, no? Fatti questi passaggi noi possiamo dire di essere liberi, di esercitare una scelta di libertà, che è una scelta che tiene conto delle nostre aspirazioni, ma che tiene conto anche del fatto di essere inseriti in una comunità. Perché essere inseriti in una comunità vuol dire
comunque avere una coscienza dei limiti, soprattutto dei limiti nostri e dei limiti degli altri. E quindi questo, da qui poi scaturisce tutto un discorso delle regole, del rispetto delle regole, eccetera, eccetera. Però questo non vuol dire che noi dobbiamo, come dire, assoggettarci, no, a qualsiasi cosa. Se intravediamo dei travisamenti, no, dei travisamenti anche logici, dobbiamo avere la forza, quando l'abbiamo, di rivendicare e di segnalare che si sta andando fuori strada. Noi siamo un po' in questa condizione, che dobbiamo segnalare che stiamo andando fuori strada e rivendicare nello stesso tempo il riconoscimento nei nostri confronti. Non so se sono stato un po' chiaro o se ho confuso. Posso dire una cosa? Volevo, certo, condividere perché c'è Sara che ha detto una cosa che era uno dei tanti, dei miliardi di dubbi che mi erano venuti. Anch'io ero sul discorso di vigilare, come appunto il pensiero... Sì, amore, sono bravissima. Poi lo cuociamo. Io sono riuscita ad accettare questa cosa, che la mia scelta libera di fare educazione parentale potesse essere, quando ho smesso di pensare che il vigilare dovesse essere un modo con cui gli altri mi giudicavano. Cioè io pensavo l'istituzione scuola deve vigilare se io effettivamente sto seguendo un percorso di istruzione per i miei figli, perché come giustamente diceva Giulia, ci possono essere anche dei genitori che in realtà i figli li mandano fuori di casa e a passeggiare dalla mattina alla sera senza formarli. Quando mi sono un po' allontanata dal senso di giudizio, perché io avendo fatto tutto quello che avevo fatto a scuola, scolarizzata all'ennesima potenza, ogni azione che compivo poi fondamentalmente andava giudicata, era sempre giudicata, qualunque. E quindi anche questa cosa, anche nel fare la mamma, io mi sentivo come se qualcuno mi dovesse giudicare. E non è che mi piacesse tanto poi. Diventando mamma volevo un po' manifestare un po' più di autonomia e libertà nei confronti dei miei figli. Quindi ho cominciato a pensare, sempre seguendo appunto, leggendo alcuni documenti Life, che il modo che non era sbagliato in sé avere uno Stato che vigila sulla formazione, che appunto, come diceva Giulia, siamo noi lo Stato, che vigila sulla formazione dei suoi cittadini. Quello che io non riesco, quello su cui dovrò lavorare un po' sarà invece, e non lo so se riuscirò a farlo da sola, la mediazione di cui parlava Sergio con l'istituzione. Perché, nel senso, se io fossi già sicura di trovarmi, cioè mi metto nei panni, mi ricordo com'ero, cioè se io vado a parlare con un dirigente scolastico, poi l'esperienza ve l'avevo accennata all'altro incontro, con la maestra che ho incontrato al telefono, sono persone scolarizzate ancora di più, cioè loro sono proprio le radici della scuola, no? Cioè proprio l'essenza, scusate, della scuola. E quando tu a poco accenni il fatto che sì, ti sta anche bene essere, che ci sia questa vigilanza, ma che non vorresti che fosse un esame per tua figlia, che non vorresti che fosse seduta dall'altra parte di un banco, che non vorresti che le venisse sottoposto un foglio con rispondi a queste domande, ma vorrei che fosse un colloquio, un dialogo, ti dicono che è impossibile. È lì che mi casca l'asino, cioè nel senso è lì che poi io perdo un po' fiducia nella possibilità di mediare, perché mi sembra di incontrare un muro. E quindi poi lì ritorno al titolo, diciamo, di questo incontro: quale didattica devo seguire io in casa per riuscire a unire l'homeschooling, che è appunto non libertà, ma è comunque rispetto per le curiosità di mio figlio e di mia figlia, con invece un sistema dove dovrei ragionare a tappe. È lì che io un pochino mi perdo, cioè non riesco a capire il meccanismo, come superare questo intervallo, questo gap. Allora, c'è un passaggio molto importante,
nelle indicazioni nazionali per il curriculum del 2012, dove si entra un po' nel merito del concetto di valutazione. E lì si tratta di in qualche modo portare alla luce queste cose, perché spesso anche nel mondo della scuola non è chiaro che il concetto di valutazione è in piena trasformazione. Cioè addirittura lì, adesso sto cercando di recuperarle, insomma, si dice qualcosa in questo senso e lo dice l'istituzione, non lo diciamo noi. Adesso vedo se riesco a trovare. In cui si sottolinea non tanto il fatto di attribuire attraverso questo passaggio un grado di acquisizione di una conoscenza, ma si tratta di accompagnare un processo di crescita e di apprendimento. Per cui è anche su questo tema che si tratta poi di intavolare un dialogo, intavolare una dialettica, avendo anche, magari, dico anche molto praticamente, sotto mano queste cose. Cioè, a fronte di un dirigente, di un insegnante che mi impone, che si impunta sul fatto di dire io l'esame te lo devo fare in questo modo, cioè io ti tiro fuori nero su bianco quello che tu hai scritto, cioè tu come istituzione hai scritto. Per cui indicazioni ministeriali per la formazione del curriculum, quando si parla di valutazione. Ma anche prima in altri passaggi. Questi passaggi devono essere veramente introiettati e veramente forniscono poi anche in termini di linguaggio, che è il loro linguaggio, forniscono delle opportunità di apertura, di come dire, sviluppo di un dialogo. Perché se non riusciamo a scardinare questo concetto proprio di opportunità diverse, di accertarsi che un fenomeno sia in atto oppure no, non ce ne usciamo. E il chiavistello che abbiamo a disposizione ce lo forniscono proprio loro, ce lo fornisce proprio l'istituzione, il ministero, nelle prime pagine delle indicazioni per la formazione del curriculum. Adesso qua non c'è tempo per entrare nel merito ulteriormente. Però se hai tempo, se hai voglia di scandagliare questi passaggi, probabilmente troverai... No, quelle le ho lette, e a dir la verità, leggendo quelle pagine mi sembra che la scuola sia un mondo fantastico. Cioè, se io mi dovessi fermare soltanto alle pagine delle direttive MIUR, avrei iscritto mia figlia a 3 anni e mezzo, alla prima elementare. Perché sembra veramente che vogliano... Il problema è che poi la pratica, io capisco che anche un insegnante con 20 bambini non è che riesca ad applicare proprio... Non può farlo, nella pratica non può realizzarlo. Quindi però a leggere assoluto... quelle, mamma mia... Allora, cioè... Però noi, la nostra forza è lì, noi dobbiamo condurli lì, cioè nel senso che loro, facendo scuola, dovrebbero dare attuazione a quei principi. Perché non sta in piedi che si operi, no, rispetto a un testo che ha dei principi andandoli a contraddire. E io li trascino lì sul fatto di dire ok, tu mi imponi questa cosa, però mi devi anche dimostrare che c'è coerenza, che tu stai operando nella coerenza che ti è richiesta. Perché tu devi attenerti a quella cosa lì. Perché non l'ho inventata io, Sergio, oppure Laif, oppure Annalisa. L'ha inventata l'istituzione, l'ha inventata lo Stato. È arrivato dall'elaborazione interna questa cosa qua, per cui tu devi rispettarla. Tu sei lì come un tecnico che rispetta le direttive. I principi non possono essere cancellati. Nella pratica devono essere rispettati. Per cui tu, dirigente, dimostrami che stai operando in coerenza. Perché questo, oltretutto, non è una concessione che tu, dirigente, mi stai facendo in questo momento. È un tuo obbligo, quello di trovare con me
un terreno di collaborazione e di sussidiarietà, perché il termine sussidiarietà ha un significato e questo termine sussidiarietà è inserito in un articolo anche qua della Costituzione. L'articolo 118 della Costituzione dice espressamente che lo Stato e tutte le sue diramazioni devono favorire l'iniziativa privata e con esso e con i soggetti che la praticano, singoli o associati, deve operare in spirito di sussidiarietà. Per cui io, il dirigente, lo devo ricondurre su questo piano, cioè il piano della sussidiarietà, che in quel momento è obbligatorio, non è una idea Ma c'è un modo per vincolarlo? Cioè nel momento in cui si trova l'accordo, cioè nel senso si trova il momento, perché cioè, c'è un modo proprio poi per vincolarlo nero su bianco su come strutturare questo esame? Perché verbalmente a una mia amica di Casalelitta, io sono vivo in provincia di Varese, nel Varesotto è successa una cosa che lei ha fatto, non è iscritta LIFE, ha fatto fare l'esame, cioè è andata a parlare con la dirigente, ha portato le indicazioni del MIUR, avevano concordato che lei portasse il portfolio della figlia, che portasse un colloquio con Sofia. Il giorno in cui si sono trovati, sono andati a scuola, che la scuola li ha convocati, loro si sono trovati a dover sostenere un esame orale su degli argomenti non hanno fatto entrare la madre e hanno interrogato la figlia, che ha risposto a una domanda su 8, anche spaesata quell'unica domanda. Sofia ne è uscita traumatizzata. La mamma, Marika, si è arrabbiata, ha fatto presente che gli accordi erano altri, però fondamentalmente la scuola ha risposto sì, ma questa è la struttura dei nostri esami e noi facciamo così, non possiamo dedicare una giornata intera a sua figlia. Volevo sapere se c'era un modo per evitare di arrivare poi alla sorpresina. Il modo per evitare è, come hai detto anche tu, nero su bianco. Cioè l'accordo deve essere nero su bianco. Questo è un passaggio abbastanza importante. Abbastanza importante. Scusa Katia, mi sentite? Sì, scusa un secondo. C'era Silvia, mi pare, che chiedeva di sentire Claudia e Morena, se avevano qualcosa da dire, perché poi lei deve andare via e aveva piacere, insomma, avere una... Sì, certo. Un feedback sì, anche altro, da voi. Sì, in realtà fanno parte del consiglio direttivo, è per questo che... Per noi non c'è bisogno che si presentino. Ecco. Sì. Scusate, l'abbiamo dato un po' per... Forse abbiamo sbagliato all'inizio da non presentarci, infatti... Subito. Faccio parte del consiglio direttivo, sono 2 anni, il secondo anno che sono associata a LIFE, però, come dicevo prima, ci tengo molto al fatto che LIFE possa crescere e diciamo aiutare tutte le famiglie in istruzione familiare a difendere la propria scelta, di darle più, come dire, un valore più importante a questa scelta, farla conoscere di più, e mi hanno chiesto di dare una mano, c'è bisogno, dunque per quello che sono entrata anche come consigliera, e così. Dunque io ho lasciato gli altri parlare, più che altro perché è per dar voce anche a tutti quelli che sono soci e non soci in queste occasioni. Grazie. Se posso, anch'io sono parte di LIFE, non mi ricordo più da quanto tempo fa. Quello che trovo nell'associazione è un gran supporto, a me piace molto la filosofia dell'associazione di cercare intanto di migliorare noi come genitori in educazione parentale, e questi colloqui, queste conversazioni per me sono un toccasana. Perché mi danno un'idea, mi danno una chiarezza anche forse un po' della mia responsabilità e di quello che voglio fare all'interno della mia libertà e del rispetto dei miei figli. Io sono arrivata a fare educazione parentale con, diciamo, gli ultimi 2 figli,
ho provato diverse cose, diverse scuole alternative, perché siamo, avendo sei figli, siamo partiti dall'educazione tradizionale, diciamo, la formazione tradizionale. Poi abbiamo cambiato. Sì. Poi abbiamo cambiato, abbiamo fatto percorsi differenti. Alla fine sono arrivata, l'ho maturata negli anni, a prendere la decisione di fare appunto educazione parentale con i due piccoli. Nonostante io veda tutte le mie mancanze, tutti i miei difetti, tutto quello che non riesco a fare, che vorrei fare, mi rendo conto intanto, infatti volevo dire prima, che devo imparare a semplificare le cose. Perché io parto che vorrei fare un progetto e parto subito da devo fare un corso per fare il progetto. E in realtà ho imparato che devo proprio semplificare, cioè cominciare a condividere quello che so e quello che non so, magari posso impararlo con loro nella semplicità. Invece io faccio le cose molto difficili. E poi sto imparando tante cose e io non tornerei indietro più, perché nonostante possa vedere delle mancanze, anche la quarta figlia ha fatto una parte di formazione, diciamo, scolastica e una parte invece di educazione parentale, nonostante io veda di aver mancato in alcune cose, il risultato che vedo è molto bello, perché vedo una ricchezza che nei confronti di altri giovani della sua età con un percorso tradizionale non riesco a trovare. Lei ormai ha 18 anni e io sono grata della sua intraprendenza, sono grata della sua voglia di imparare, sono grata del fatto che abbia la responsabilità e la voglia, per esempio, di fare alcune cose, proprio prendere una cosa e fare un progetto e portarlo a termine. E questo lo vedo in casa, lo vedo se deve organizzare una festa, lo vedo se deve fare tante cose, prende molto seriamente le cose e le fa. Cosa che invece non ho trovato, ho trovato al di fuori dei giovani stanchi, dei giovani stufi, che non hanno più voglia, no? Hanno troppa roba da fare, hanno troppo stress, troppo che devono rendere conto, per cui la libertà per loro è dire non fatemi sapere più niente, non chiedetemi più niente che non voglio più fare nulla. E invece lei sta fiorendo in questo. Così con i due più piccoli io non ho nessuna intenzione di entrare in un sistema. Certo, perché, ma non perché ci sia qualcosa di sbagliato all'interno del sistema, ma perché ho visto alcune cose che sono diverse da quelle che io ritrovo all'interno di un sistema, che ha delle cose che io non ho, ok? Per cui mi rendo conto che alcune cose mi mancano. Non voglio minimamente pensare di competere o di dire lì c'è qualcosa di sbagliato o non va. Semplicemente voglio qualcos'altro, voglio qualcosa di diverso che lì non riesco a trovare. E questo è un po'... Io sono grata di quello che sento, perché mi fa bene ascoltare questi colloqui, per quello di solito sto zitta e ascolto e mi prendo appunti. Ho preso intanto gli appunti di quello che vorrei fare con i miei figli, perché chiaramente sentendo parlare di queste cose ti vengono forse questo lo posso fare, forse mi piacerebbe fare quell'altro. Quindi prendo appunti e segno per poter fare qualche cosa per colmare un po' quello che io vedo che non riesco a fare, no? Però io vedo che il rapporto con i miei figli è molto diverso col fatto di poter passare il tempo con loro. Prima volevo intervenire, poi va bene, forse non era... Però io ho partecipato un giorno a un corso, sono andata a un corso dove presentavano una serie di corsi e l'insegnante con molto orgoglio diceva dobbiamo fare corsi per diventare migliori, no? E io ho detto sono perfettamente d'accordo. E lei mi ha detto sapete qual è la prima cosa che ho fatto quando sono rimasta incinta? Sono andata a fare un corso di genitorialità. Perché era la cosa che ritenevo opportuna. Ho detto, caspita, però non ci ho mai pensato, io non sapevo neanche che esistessero dei corsi di genitorialità, ho cercato altre cose. Poi ho scoperto che questa donna passava fuori di casa in viaggio 340 giorni all'anno. E io mi sono chiesta, bellissimo il corso di genitorialità, ma se poi non stai con i tuoi figli, quel corso di genitorialità non ti serve a niente. Così... voglio imparare, voglio diventare una mamma migliore, voglio aiutare i miei figli a fiorire, ma voglio stare con loro. Quindi, perché credo che impari a conoscerli
vivendo con loro, a vedere come reagiscono. Sapere che quando usano certi termini o parlano in un certo modo e non è da loro, forse perché stanno passando un qualche cosa che magari ha bisogno di un po' di attenzione. Okay? E questa è un po' la mia esperienza. Così io sono grata ad un'associazione, a Life in questo caso, che aiuta senza una battaglia col sistema, ma a trovare quello che c'è di buono e quello che c'è, che ci può essere di spunto per crescere anche all'esterno, diciamo, del nostro mondo di educazione parentale. Scusatemi, basta. Grazie Claudia. Grazie. Grazie. Io vi devo salutare. Ciao Silvia. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Grazie. Volevo aggiungere l'ultima cosa, poi anche io vi saluto. Quando tu, Claudia, è veramente molto bello quello che hai messo in evidenza, si parla di comprensione, comprendere, prendiamo insieme ai nostri figli, che è legato all'apprendimento, a prendere dentro. Quindi, con queste due parole, apprendimento e comprensione, c'è la comprensione nell'apprendimento e nell'apprendimento la comprensione. Questo è il senso dell'imparare, senso dell'amore della conoscenza. Proprio nella relazione con i nostri figli. Quindi poi il fatto di o il portfolio, didattica, progetto, è da lì che si parte, perché lo costruisci nella comprensione, nell'apprendimento e quindi nel cammino della vita con i nostri figli. Allora poi costruisci quello che può essere il progetto familiare, il portfolio, cioè qualsiasi altra cosa, ma parti da loro, insieme a chi ha il compito di. Questa dovrebbe essere anche la funzione dell'insegnante. Quindi proprio attraverso questi due, questi aspetti che sono uno dentro l'altro. Ok, salutiamo. Aspetta, aspetta. Vai. Salutiamo Michela che ci ha raggiunto, però non so, Michela. Forse non funziona. Non funziona bene. Non funziona bene. Sì. Scusa Katia, ti abbiamo interrotto prima. No, volevo soltanto chiedere, riguardo quello che stava dicendo prima Annalisa, se all'interno dell'associazione c'è un avvocato, magari mi può anche, diciamo, aiutare. Nel caso ci sia un accordo verbale, appunto, e non scritto, ma in ogni caso, nel momento in cui l'istituzione scuola viene meno, ha un accordo, seppur verbale, un accordo è. Si può fare ricorso al TAR in quel caso? Ecco, perché se la legge è più, mi porta più all'incontro, no? Al dialogo, che ha un atteggiamento a sorpresa da parte della scuola, una famiglia può fare ricorso al TAR? Tutto qui, ecco. Allora, il ricorso al TAR è sempre possibile. La via legale spesso non è di aiuto. Certo. Spesso è di complicazione. In caso estremo, ecco. Io parlo solo in caso estremo, nel senso nel momento in cui... Allora, nel caso estremo, ogni atto della pubblica amministrazione può essere impugnato davanti al TAR. Per cui, da questo punto di vista, certo che lo puoi fare. Come ti ho accennato, non è detto che ti possa aiutare, perché spesso, purtroppo adesso non so se ci sono dei legali qua che ci ascoltano, però è difficile trovare una competenza specifica e partecipata a questo fenomeno. Per cui il terreno da praticare il più possibile proprio con costanza è quello del dialogo, ecco, perché poi la via legale naturalmente ha con sé anche l'incertezza, ecco, dell'esito, che è
che è sempre un grosso punto di domanda, anche perché sia in ambito, come dire, più interno alla disciplina, cioè in ambito scolastico, sia nell'ambito del legale vero e proprio, la cultura non è quella dell'istruzione parentale. Cioè, teniamo conto che c'è ci sono delle, come dire, delle incompletezze di cultura, ecco, al nostro interno, proprio noi, quindi immaginiamoci all'esterno, ecco, che tipo di, quale spessore ci possa essere attorno a questi argomenti. Per cui se si riesce, perlomeno quello che penso io, il più possibile a stare lontano da questa sfera, è assolutamente meglio, ecco, perché poi ci sono dei casi in cui per forza di cose si arriva a quella dimensione lì, però è meglio non farlo. Ecco. Io quello che posso testimoniare è di una sentenza del 2018 che è stata favorevole a una famiglia, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, che era stata trascinata in tribunale perché non aveva fatto l'esame, però il tribunale gli ha dato pienamente ragione, eccetera, eccetera. Però ecco, quella famiglia comunque ha dovuto sborsare dei bei soldini per pagare l'avvocato, che per fortuna in quel caso aveva una competenza e aveva anche un'adesione ideale alla cosa, però ha pagato i bei soldini, è stato in ballo quello che è stato in ballo, tensioni e tutto quanto, per cui non è stata una passeggiata. Ecco. E l'esito non era scontato che fosse quello. Per cui, sai, non so se ho risposto alla tua domanda. Ok. Michela si è affacciata, ma poi non la vediamo più. Direi che possiamo, se non ci sono altre cose, possiamo la Michela, chiudere. Scusate, la Michela non ho provato a sentirla, ma ha detto che non ci sentiva, sta provando a entrare dalla mail, ma gli ho detto che siamo in confusione, dunque... Allora così, certo. Anch'io vi saluto che mi è arrivata la signorina qua. Grazie, certo. Ciao. Certo. Ciao, grazie a tutti, ci vediamo lunedì sera alle 21. Buon alle tutto. 21. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao. Claudia, posso chiederti una cosa? Sì, aspetta, fermo la registrazione, aspetta un attimo. O vuoi chiederla? No. Allora fermo la registrazione.